Pallateschi di Benevento, dove tra pochi minuti scenderà in campo l'Italia di Pelì per la seconda partita di questa giornata, è la seconda degli azzurri, in compagnia della presidente FIGH Pasquale Loria. È un appuntamento, presidente, questo irrinunciabile e troppo importante per questo gruppo e per questo momento. Oggi è una partita da dentro fuori, noi stiamo preparando da un po' di tempo questo appuntamento con il primo girone di qualificazione mondiale per questo gruppo rinnovato dopo l'ingresso del direttore tecnico Trillini. È sicuramente un appuntamento fondamentale e cerchiamo oggi e domani di dare tutto per poter combattere fino alla fine per il passaggio del turno. Ecco, intanto bisogna battere la Georgia, la Romania ha superato anche agevolmente, se vogliamo, il Kosovo e dunque attende l'Italia domani pomeriggio alle 18, ricordiamo, diretta Sky Arena 204 del ricevitore Sky, attende in pole position gli azzurri. Azzurri che però devono arrivare a questo appuntamento dopo aver battuto la Georgia. È la partita più importante, possiamo tranquillamente affermare. Sì, la Romania già partiva con i favori del pronostico, è in testa di serie numero uno di questo raggruppamento. Noi chiaramente ora per poter competere con loro dobbiamo battere la Georgia, arrivare a un punto di distacco e quindi giocare tutto domani. Il pareggio di ieri non è influente, maturato in quel modo lì ci fa un po' dispiacere, però lo stesso, dovevamo vincere due partite ieri, dobbiamo vincere due partite oggi. Ecco, solitamente, storicamente, no? L'Italia in questi gironi a quattro fatica tanto sempre in occasione della prima partita, forse fatica tanto sempre in occasione della prima partita. È capitato ieri contro la Kosovo, c'è da augurarsi ora un crescendo, no? Degli azzurri. Ma se la tradizione viene confermata, sì, sicuramente sì. Anche nella scorsa edizione a Bolzano perdemmo molto male la prima partita con la Romania. Poi giocammo molto bene con l'Ucraina, che è una nazionale forte, e con le Faroer non passammo il turno per quella prima partita. Ora ci auguriamo che almeno in questo senso la tradizione venga rispettata e quindi seconda e terza partita siano più forti. Sì. Mancherà anche quest'oggi Ebner, però l'Italia ritrova Volarevic, insomma è comunque una garanzia tra i pali. Sì, con i portieri, con Ebner e Volarevic siamo coperti, peccato per Mimmo che ieri stava giocando molto bene, ha avuto questo problema tra il primo e il secondo tempo, oggi ancora a letto con l'influenza e vabbè. Speriamo di averli tutti disponibili domani. Fiducioso? Sì, io sì. Grazie, grazie al presidente Pasquale Loria. Tra poco lo dovremmo avere, sì, sta raggiungendo la nostra postazione Riccardo Trillini, azzurri che stanno ultimando il riscaldamento. Coach, ti vedo più sereno rispetto a ieri sera, non so perché, ma a volte l'espressione del volto dice tanto. Il mio volto dice ancora di più. Oggi niente, ieri era la prima partita dopo tanto tempo di preparazione, sicuramente la tensione era maggiore, poi un po' di delusione e un po' di consapevolezza che nulla è cambiato, ci stiamo preparando per la seconda partita. Ecco, facevo una riflessione con il presidente Loria. L'Italia storicamente, la tua Italia, in questi gironi a quattro con tre partite o anche due partite nel caso in cui giochi a tre, fa sempre tanta fatica in occasione della prima partita, poi solitamente chiude in crescendo. Questo è successo anche nel girone per la qualificazione agli europei, è un po' naturale perché il nostro gioco su alcune cose si discosta dal normale, con dalle tante rotazioni, con una filosofia difensiva a volte diversa, per cui è anche normale nelle altre squadre. Questa volta abbiamo fatto quattro amichevoli con avversari non fortissimi e questo non lo so se ha inciso, perché secondo me ieri i ragazzi erano un po' bloccati dall'emozione, per cui non è tanto il livello delle amichevoli degli avversari, è proprio della prima partita che conta. Certamente
aver avuto un avversario più forte in preparazione credo che sarebbe stato meglio. Ecco, pareggio contro il Kosovo, però la strada verso la qualificazione è ancora aperta, bisogna, così come si pensava la vicina, battere la Romania che intanto è a punteggio pieno, ma prima di arrivare alla partita di domani c'è da superare la Georgia. Possiamo considerare, Riccardo, questa la partita più importante di questo gruppo da quando questo gruppo ha cominciato a prendere forma? Sì, penso proprio di sì, perché oggi vincendo c'hai una speranza di giocarti la partita di domani. È vero, perché questa squadra un po' è cambiata, alcuni senatori sono stati sostituiti da dei giovani che credo seguiranno altri piccoli rinnovamenti, come è normale nella nazionale, perché la nazionale deve esprimere il meglio dal movimento e se i giocatori migliorano va tenuto conto. Però spero che questa volta i ragazzi abbiano capito che giocare in nazionale deve essere un grande divertimento. La pressione lasciamola a quando giocano nei club dove hanno tanto da perdere, mentre qui invece c'è solamente da gioire stando vicino a compagni bravi e soprattutto che li possono sostituire se nell'eventualità non sono in giornata, per cui se la devono godere. Non c'è Ebner, c'è Vlahovic sereno, tranquillo, no? Ma dobbiamo dire, mi dispiace molto con le Luori, perché nelle quattro partite era stato il migliore tra tutti e tre i portieri, per cui è stata proprio sfortuna, forse è stato anche un cambio mai visto, cioè neanche gli era stato preannunciato, perché si è sentito male tra il primo e il secondo tempo. Ebner ci dà qualcosa in più, però la federazione ha fatto tanto anche per avere Vlahovic e sono contento che oggi abbia l'occasione. Grazie, in bocca al lupo, ci vediamo a fine partita nella speranza di rivedere ancora coach Trillini così sereno, disteso in volto. Avrà un sapore diverso chiaramente quella distensione, perché significherà aver battuto la Georgia, aver così preparato nel modo migliore il vernissaggio di domani sera alle 18 qui al Paladese contro la Romania. Linea alla rete, sigla e poi Matteo Altamonte e Marcello Visconti in postazione. Non c'è via d'uscita, non c'è alternativa, oggi bisogna necessariamente vincere per la classifica, per la testa e per le ambizioni. Questa è Italia-Georgia, secondo appuntamento degli azzurri nel gruppo 3 di qualificazione ai campionati mondiali di Egitto 2021. Immagini in diretta dal Palo Tedeschi di Benevento da Matteo Aldamonte, un saluto a voi amiche e amici della pallamano e un saluto qui al mio fianco a Marcello Visconti. Ciao Marcello. Buonasera a tutti, buona pallamano a tutti e benvenuti. L'abbiamo detto in apertura, l'ha detto anche Riccardo Trillini, ieri il pareggio amaro per come è maturato all'ultimo secondo contro il Kosovo, 26-26, ma giusto per quello che si è visto nell'economia complessiva della partita. La Romania intanto scappa a punteggio pieno, non abbiamo chance, possiamo solo vincere. Non abbiamo chance, stasera è una partita da dentro e fuori, dobbiamo giocarci tutto. Il pareggio di ieri sera mentalmente ci va un po' stretto, però poi il campo è stato assolutamente il giudice imparziale, un pareggio all'ultimo secondo e niente, oggi cerchiamo di resettare la mente, la testa, è una partita nuova e dobbiamo arrivare a domani sera con tutte le chance in mano. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, in grafica intanto vediamo quella che è la classifica attuale del gruppo 3, Romania a 4 punti, Italia e Kosovo naturalmente appaiate a quota 1, il Kosovo ha perso poco fa nella sfida giocata contro i rumeni, Italia con una partita come anche la Georgia stanno per scendere in campo. Il programma poi del gruppo 3 prevede il completamento del calendario nella giornata di domani con gli azzurri che sfideranno alle ore 18 in questo caso la Romania, diretta Sky Sport Arena, canale 204 del bouquet di Sky, grande appuntamento, ma perché sia un grande appuntamento del tutto è fondamentale fare il risultato questa sera. Assenze importanti in casa Italia, a letto con la febbre e con il virus intestinale che purtroppo lo ha colpito, lo aveva già colpito ieri, l'ha costretto a lasciare la partita a metà in corso d'opera, Domenico Ebner sostituito da Mate Vlahovic, sicuramente comunque un cambio possiamo dire alla pari. Vlahovic è un signor portiere, Vlahovic è un signor portiere, Mate
è il portiere della squadra del Bolzano. Dobbiamo assolutamente non crearci alibi, io sto con la squadra da qualche giorno, abbiamo avuto questi problemi influenzali, i ragazzi se li sono passati, non abbiamo avuto solo un caso, ormai ne contiamo 5, speriamo che appunto non se ne aggiungano altri. Domenico ieri ha fatto un grandissimo primo tempo, poi dopo ha dato forfè nel secondo, e Mamate oggi avrà sicuramente modo di far vedere il suo valore in campo. Possiamo naturalmente riepilogare anche quella che è la formula di qualificazione di questo percorso che porta poi ai campionati mondiali di Egitto 2021. In questo caso passa solamente la prima classificata, dunque c'è solo un posto disponibile, e poi il nuovo meccanismo introdotto dalle federazioni internazionali ed europee ha ancora di più inasprito il cammino di chi come l'Italia parte dal primo turno, perché non c'è più un solo playoff da giocare a giugno, sono diventati due. Incroceremmo in caso di passaggio del turno le squadre che arrivano dai campionati europei che sono in corso di svolgimento in Norvegia, Svezia e Austria. Insomma, ma è importante passare il turno, ma poi arrivare fino in fondo è sempre più complicato. È un sistema che non premia sicuramente le nazionali emergenti come può essere la nostra, è un percorso tortuoso. Intanto dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo, poi l'appetito viene mangiando. Dovessimo domani sera avere un risultato di qualificazione, prepareremo al meglio quello che sarà l'appuntamento della primavera, marzo-aprile, e poi step by step. Altro avvicendamento importante è quello che porta nella lista dei convocati per questa partita Giacomo Savini in posizione di centrale. C'è stata un'alternanza con Ardi Aniballi, questo naturalmente per preservare le forze e dare modo all'Italia di giocare quel tipo di pallamano veloce, di alta concentrazione difensiva e ripartenza, che è un po' il marchio di fabbrica della gestione Trillini. Beh, sicuramente Jack Savini riesce sicuramente a esprimere la pallamano di Riccardo, come peraltro Ardi Aniballi, ci mancherebbe. Un avvicinamento giusto. Savini, lo ricordo, con un'ottima prestazione in Ungheria contro l'Ungheria, e speriamo che stasera faccia altrettanto. Che cosa abbiamo pagato a tuo avviso nella giornata di ieri? Perché l'impressione è stata che quando l'Italia ha giocato la sua pallamano senza rimodellarsi un po' sul gioco forse un po' confusionario a tratti del Kosovo, ha saputo fare la partita e l'ha fatto a suo modo. Poi a un certo punto abbiamo perso un po' la rotta. Ma guarda Mattia, io credo che giocare contro nazionali molto strutturate in questo caso per noi è più facile. Il Kosovo è anche lei una nazionale emergente che magari non ha una grossissima tradizione in questo momento, e non è facile riuscire a inquadrarli in un gioco. Noi siamo partiti contratti, mi spiace per i ragazzi perché comunque il percorso di preparazione è stato molto lungo, e quando c'è molto impegno spesso dovrebbero esserci risultati positivi, non sempre così nello sport, quindi speriamo nel riscatto di oggi. Dall'altra parte c'è una Georgia che si affida indubbiamente all'esperienza di Cicovani, che è un po' il giocatore faro di questa nazionale, ma anche alla freschezza e un po' all'incoscienza in particolar modo di Scovrebazze e di Calandazza, che sono due ragazzi, uno del 2001, l'altro del 2002, uno gioca nello Chambéry, l'altro nel Montpellier con i nostri gemelli Mengon. Per questo nuovo corso della pallamano georgiana, naturalmente è una nazionale che arriva dal fondo del ranking, ma che ieri ha dato del filo da torcere alla Romania. Sì, è una squadra che gioca bene, questi due ragazzi sono di sicura prospettiva, come peraltro li abbiamo noi. Prima ho visto un bel saluto a centrocampo tra Marco Mengon e Scorebazza, appunto compagni di squadra nel Montpellier. Vediamo, è una bella sfida sicuramente. Scorebazza è un mancino che ieri ha fatto vedere delle ottime cose contro Romania. Credo che l'Italia oggi scenda in campo con un po' di rabbia agonistica in più rispetto a due giorni fa, rispetto a ieri, diciamo a quest'ora, perché quel pareggio ci ha fatto un po' arrabbiare, possiamo dirlo. Dobbiamo essere assolutamente arrabbiati, la voglia giusta di riscatto, perché a mio parere, ma parere della squadra, il risultato di ieri ci sta un po' stretto. Possiamo andare con l'aiuto della grafica a dare un'occhiata a quelle che sono le formazioni di questa partita. Iniziamo dalla Georgia, la formazione che in questo caso è ospite, con Zinsaz e Tevzaz, che è la coppia di portieri, poi Karandaz e Rustamov, Cicovani, Mikava, Svilasvili, Skovrebazze, Orion Ikidze, Maizurace, Arsenasvili, Cianturia, Gogolazze, Abramisvili, Di Camincia e Zitelisvili, per la formazione guidata dal tecnico Bekar Orion Ikidze in compagnia in panchina di Nicola
Nikola Maksimović a completare. Poi la panchina, c'è anche Dragan Ilić, inquadratura primo piano per la guida tecnica della formazione georgiana. Detto invece dei due avvicendamenti in casa Italia con l'ingresso di Volarevic e di Savini, in grafica quella che è la formazione azzurra guidata da Riccardo Trillini, con Colleluori e Volarevic appunto la coppia di portieri, poi Bulsamini, Doldan, Savini, Sonnerer, Marco Mengon, Dantino, Arcieri, Iballi, Pereira, Dapiran, Turkovic, Stabellini, Paresini e Michele Skatar. Primo piano ora anche per Riccardo Trillini, il direttore tecnico della nazionale azzurra, chiamato a guidare l'Italia per queste qualificazioni ai campionati mondiali. Ci aspettiamo qualcosina in più tornando all'elenco dei giocatori a disposizione di Trillini da Alan Pereira, soprattutto per la fisicità che può esprimere. Ieri si è preso pochi tiri rispetto a quelli che ti aspetti da un giocatore di quella statura. Alan deve essere sicuramente per noi un punto di forza, come dici tu, ha una fisicità importante che forse questa nazionale mancava. Deve trovare continuità, deve trovare il feeling con il campo. La maglia azzurra secondo me pesa, pesa per lui che comunque ha esperienza, però è un qualcosa di importante da portare. Devi entrare al 100% nei meccanismi di gioco di Riccardo Trillini, che sicuramente non è facile. Speriamo che Alan trovi il giusto feeling e riesca a esprimersi sui livelli che ci ha fatto vedere in campionato anche. Bene Stabellini ieri. Bene Stabellini, speriamo che Riccardo riesca a confermarsi anche oggi. Per quanto riguarda le novità di formazione, almeno nello starting seven, ho avuto modo di parlottare, scambiare qualche battuta con Sergio Palazzi, il match analyst che assieme a Jürgen Prantner completa quella che è lo staff tecnico che affianca Riccardo Trillini. Dovrebbe iniziare Dejan Turkovic nel mezzo in sostituzione del giovanissimo Marco Mengon. È stato bellissimo in questi giorni di preparazione vedere Turkovic sempre vicino a Mengon, tanti consigli, tante direttive. Stasera però forse conta vincere, conta e conterà un pochino di più l'esperienza. Turkovic in questo momento è il leader in campo di questa squadra, è un leader silenzioso, riesce sempre a dare il giusto consiglio con la sua esperienza ai ragazzi. Marco è un talento immenso della pallamano italiana e penso che avere davanti un faro come Turkovic che lo guida in questi momenti può solo fargli che bene. Ieri ha iniziato, ha avuto la possibilità di avere le chiavi dell'attacco per qualche minuto, è partito molto bene, poi ovviamente magari pagando un pochettino lo scotto dell'età è calato leggermente. È entrato Dejan Turkovic e ha fatto sicuramente vedere la sua caratura. Per Dejan Turkovic si tratta della presenza numero 83 ora in nazionali, quello della Georgia. Abbiamo ascoltato, era l'inno georgiano, adesso tutti uniti, tutti stretti per l'inno d'Italia. Thank you.
Sono due i precedenti recenti con la Georgia, doppia vittoria dell'Italia nelle qualificazioni ai campionati europei in quel famoso girone di qualificazione che poi con il gol di Dejan Turković aveva portato l'Italia alla seconda fase delle qualificazioni ai campionati europei del 2020, che sono nella storia recente di questa nazionale il momento probabilmente più alto e il momento più significativo, quello che ha fatto registrare soprattutto la maggior crescita di questo gruppo con le partite, le due vittorie con la Slovacchia innanzitutto e poi le ottime due partite finali nella coda del girone con l'Ungheria e con la Russia. Sì, assolutamente, dobbiamo ricordare che in questi anni il gruppo si è molto rinnovato anche, Matteo, quindi rispetto a quella partita con il gol di Turković sul finale di Sirena contro Lussemburgo si è molto rinnovato, c'è stato un inserimento di molti giovani provenienti anche dal gruppo forte degli under che parteciperanno poi agli europei e quindi è un processo, siamo in fase di rinnovamento e ci vuole la giusta amalgama adesso. È un processo che però questa sera e in questo girone trova qualcosa di concreto che può essere raccolto e sentito tra le mani, non soltanto un percorso da proseguire nei prossimi anni. Non siamo nella posizione di poter lasciare niente indietro. La pallamano italiana, questa nazionale deve cogliere tutti i frutti che il nostro albero ci dà e quindi dobbiamo cercare assolutamente di essere protagonisti sempre comunque in campo e cercare fino alla fine di arrivare al massimo risultato possibile. Squadra che stanno dunque per scendere in campo a dirigere l'incontro, la coppia formata dai signori Agridis e Mutas di provenienza cipriota, al tavolo il delegato della Federazione Europea, il signor Vladimir Jovic della Bosnia Erzegovina, affiancato da Ioannis Memaridis invece dalla Grecia. Italia che dunque inizierà con Dejan Turković in posizione di centrale, palla in mano per l'Italia, c'è anche il cambio nello starting seven rispetto a ieri, fuori Arcieri, dentro Gianluca Dapirana, destra Nicolò Dantino, Skatar e Bulsamini a completare la linea dei terzini. Tra i pali Vate Volarevic, sulla linea dei 6 metri il capitano azzurro Andrea Parisini, sotto lo sguardo attento di Pasquale Maione. C'è anche Maione in tribuna, è un piacere vederlo sempre, lui è ancora molto molto legato a questa nazionale, come ovvio che sia, dopo aver portato per tanti anni la fascia è stato protagonista di questa nazionale. Ieri a fine partita è andato a rincuorare tutti i ragazzi, soprattutto Andrea Collewuori l'ha preso e gli ha fatto sentire il suo calore. È iniziata la gara, attacca da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia bianca, pantaloncini blu l'Italia, si difende in tenuta completamente rossa la Georgia, primo possesso per gli azzurri con Dejan Turković in posizione di centrale, cambio di posizione con Davide Bulsamini, il pallone viaggia ancora da Turković che fa partire l'azione dell'Italia, ancora Turković stavolta centralmente, lascia per Skatar che stacca sul primo passo, conclusione alta di Skatar. Ottima conclusione di Skatar, un primo tiro che verso il centro, penetrazione forte e purtroppo è andata sopra la traversa. La Georgia intanto si rifà subito in avanti con Cicovani che però rallenta i ritmi di questo possesso georgiano e vuole organizzare con estrema calma, estremo ordine quello che è il possesso della sua formazione. A destra naturalmente c'è Skovrebadze, il classe 2001 che milita nel Montpellier. Cicovani è il leader di questa squadra, quello che abbiamo visto ieri è il metronomo, è quello che detta i tempi sia in attacco che in difesa. Ieri non ha preso un minuto di pausa, ha giocato tutti i 60 minuti e sicuramente è colui che detta i tempi di questa squadra, di questa Georgia. 9 metri in favore della Georgia con il pallone ancora per Skovrebadze, poi a sinistra c'è Kbilashvili che chiama con un incrocio Rustamov, si muove sempre centralmente Cicovani, il suo palleggio, il pallone lasciato a Skovrebadze, la conclusione, braccio sul fianco del difensore, tocca volare, vince 1-0 Georgia. Si fa subito vedere e mette subito il primo sigillo sulla partita, un grandissimo tiro in elevazione, un po' sottomano, è un giocatore assolutamente interessante. Su di lui naturalmente saranno riservate quelle che sono le attenzioni della difesa dell'Italia, ha dimostrato anche ieri di prendersi tanti tiri, non tutti ben costruiti, non tutti cercati con intelligenza. Attacca l'Italia, Davide Bulsamini, Dejan Turković in maniera equa, democratica, ha portato al tiro prima Skatar, adesso Bulsamini, 1-1. Ottimo Bulsamini, un grande inizio, è importantissimo che Bulsamini inizi subito con il giusto ritmo per riuscire a dare il suo apporto alla partita. Palla recuperata dall'Italia, Dejan Turković prova la conclusione, c'è stata la parata di Terzazze, c'è stato però un fallo ai danni di Turković e va a conquistarsi anche un 2 minuti Dejan Turković, dunque dopo appena 2:18 che se ne sono andati nel corso
di questo primo tempo. C'è stato un 2 minuti ai danni di Cicovani sicuramente. Sì, Dejan Turković ha preso subito un 2 minuti, purtroppo il tiro è stato parato dal portiere. Torniamo in difesa in superiorità numerica, cerchiamo di ottimizzare questa superiorità in difesa. Scopre Bazze per il possesso della Georgia. Orionichizza in posizione di terzino sinistro. Cicovani è stato il giocatore sanzionato e dunque ha dovuto lasciare il campo. L'attacco con l'extra player per la Georgia, che dunque pareggia il numero di giocatori sul campo, almeno nella fase d'attacco, e trova il gol con questa buona elevazione da parte di Kvivalishvili. L'Italia vuole attaccare subito, però sulla rimessa veloce, allora c'è spazio per Turković, possiamo gestire sulla superiorità numerica. Ha fatto un'ottima combinazione i georgiani, adesso cerchiamo di ottimizzare la nostra superiorità numerica, abbiamo dei giochi preparati ovviamente e vediamo di metterli in pratica, di ottimizzare. Guzzamini adesso andrà a incrociare con Turković. Turković, la palla per Skatar che ha spazio per andare dentro, para Terzazze, però non un buon impatto sulla partita al tiro per Michele Skatar. No, Michele non è assolutamente iniziato bene, 2 tiri sbagliati, uno sopra la traversa, uno parato dai 6 metri facile. Questo tiro doveva prenderselo, se l'è preso dai 6 metri, speriamo che appunto la situazione evolva e Skatar riesca a incidere come sul solito sulla partita. Per Michele Skatar, presenza numero 137 in maglia azzurra, è il più prossimo alle presenze di Pasquale Maione. Kvivalishvili che va in elevazione, viene fermato dalla difesa dell'Italia, sempre con l'extra player e con la inferiorità numerica alla Georgia. Il pallone per Orionichizza che viene fermato fallosamente, buona l'intensità difensiva offerta da Iballi, segnalazione di passivo su questo attacco della Georgia. Si alza il baricentro con Dantino che va a coprire la linea di passaggio, la palla per Scover, basta la conclusione, tocca Volarevic. Non se ne avvede però l'arbitro che consegna ancora palla alla Georgia. Anche secondo me aveva toccato Volarevic, invece l'arbitro non l'ha visto questo tocco, palla alla Georgia. Stiamo difendendo compatti. Sempre passivo. Sempre passivo. Difesa alta per l'Italia. Kvivalishvili, poi scopre Bazze, nuovamente fallo. E non è facile andare a tirare sopra Buzzamini. Sicuramente lui è un sorvegliato speciale al tiro. Adesso prova andare 9 metri. E il pallone entra in porta, tocca Volarevic che però non riesce a neutralizzare. La toccata Mate, Volarevic non è riuscito a neutralizzarla. Volante per Davide. Ottimo. Buzzamini che sale un paio di piani più in alto degli altri, va a realizzare, è già ripartita la Georgia, gol fantastico da parte dell'Italia. Chi segue spesso l'Italia ha visto e rivisto questo gol, ma è sempre molto bello. La premiata dita Turković Buzzamini, lo fanno spesso, è un gioco preparato, cercato, gli viene alla perfezione. Davide Buzzamini è altissimo e quindi è anche molto semplice riuscire a superare la difesa, ma bisogna metterla lì la palla, però non è così semplice. Con il contagocce Dejan Turković, palla in aria, 3-2 il risultato, l'Italia rincorre, attacca la Georgia con Cicovani, il pallone scaricato per Scopre Bazze, Cicovani nuovamente che è rientrato dopo la sospensione temporanea, Kvivalishvili il suo 1-1, c'è la chiusura di Henry Tiballi, fallo. Vedo una bella Italia intensa in difesa, sono partiti col piede giusto in difesa, mi piace molto, un piglio diverso, assolutamente un piglio diverso rispetto a ieri. 9 metri ancora in favore della Georgia che riparte da Arsenashvili. Cicovazza adesso chiamerà sicuramente un gioco, qualche incrocio, ecco che incrocia col pivot Arsenashvili, il pallone per Kvivalishvili, c'è una fallo in attacco, palla recuperata dall'Italia, possiamo accelerare, Turković immediatamente per Dantino che è un po' troppo centrale, poi cede a Skatar che si accentra, la palla per Turković, lo scarico a sinistra, deve ripartire Buzzamini ancora, Dejan Turković ha spazio e la conclusione questa volta poteva mirare meglio forse Dejan perché il palo opposto era completamente libero. Il portiere si è spostato prima, un tiro sul primo palo sarebbe stato quasi un gol facile, però sicuramente l'azione è stata ben orchestrata, purtroppo abbiamo sbagliato il palo, torniamo in difesa e soffriamo un attimo. Dato l'impressione di tirare quasi senza guardare, forse aveva il difensore davanti agli occhi, non è riuscito ad accorgersi in tempo del movimento anticipato di Terzazze. Ha proprio battezzato il palo. Eh sì, e il risultato resta inchiodato sul 3-2. Cicovani che risale verso il centro, poi ancora l'attacco della Georgia, scopre Bazze, il suo 1-1 su Buzzamini, l'elevazione, Kvivalishvili ha spazio per andare dentro, prova un passaggio dietro la schiena, sempre buona intensità. Ottima difesa di Andrea Parisini, è uscito su 9 metri, è riuscito a bloccarlo e Kvivalishvili non è riuscito a fare il passaggio al pivot. Sono sotto passivo in questo momento.
proveranno una conclusione rapida. Cicobani, la sua elevazione, il tentativo alto sopra la traversa, e la Georgia dimostra di soffrire naturalmente la pressione azzurra in difesa. Turkovic, Bulsamini vuole andare in scavalcamento, prova Bulsamini a cedere su Andrea Parisini, c'è un fallo, 9 metri. Cerchiamo di riprendere le file dell'attacco, adesso c'è una piccola interruzione. Parisini avrà il pallone nelle mani e dunque a lui il compito di rimettere in gioco dalla linea tratteggiata dei 9 metri per ridare in là l'azione d'attacco dell'Italia. Si è visto poco, ben arginato fino ad ora nelle maglie della difesa della Georgia Andrea Parisini, che però ha dato comunque modo con il suo lavoro oscuro di portare alla conclusione tutti e tre i terzini, con esiti però differenti fino ad ora, ma ancora a caccia del primo gol della sua partita Michele Skatar, come anche Dejan Turkovic, che però ha procurato una sospensione temporanea sulle spalle della Georgia. La palla per Andrea Parisini che gioca d'appoggio, poi Michele Skatar deve farsi vedere, Bulsamini in uno contro uno, lo scarico a spazio, Gianluca Dapiran che cerca la girella, fallo e tiro dai 7 metri. Tiro preso da Gianluca, rigore importantissimo, e viene anche ammonito Cianturia. Dobbiamo realizzare questo gol importantissimo che ci permetterebbe di agguantare il pareggio. È importante rendersi pericolosi anche da posizioni diverse rispetto a quelle centrali per allargare col passare dei minuti la difesa della Georgia. Dalla linea ora ci va Gianluca Dapiran, che è uno specialista. Va Gianluca al tiro, il rigore. Lui e sbaglia, però sbaglia, ecco. Para, è appena detto che è uno specialista. Para Tevzatze, l'hai detto a ragion veduta, lui nel suo campionato in Asobal tira sempre i rigori per la sua squadra, quindi è sicuramente uno specialista del ruolo. Speriamo che abbia più bravura e fortuna rispetto a questo, rispetto a quello di ieri. Cicovani, ma siamo sempre in rincorsa, sempre 3-2 in favore della Georgia. Kbivalisvili scopre Bazze, ancora Kbivalisvili accenna allo sfondamento da Piranna, si continua a giocare, però ancora scopre Bazze, va a sinistra da Cicovani che ha spazio per andare dritto, si butta nello spazio, para Mate Volarevic, grandissima parata di Mate Volarevic, era quello che ci voleva per sbloccarlo, assolutamente su penetrazione di Cicovani, un grandissimo intervento. Vogliamo ripartire da Piranna, però vede nell'arbitro un compagno, la palla finisce nella terra di nessuno, direttamente oltre la linea laterale, erroraccio dell'Italia, e la Georgia trova la possibilità di andare dentro, trova il gol con Kbivalisvili. Perdiamo palla e subiamo anche gol, questo è il peggio che ci potesse capitare. Brutta palla persa di Gianluca Dapiran e ci siamo fatti trovare impreparati in difesa sul ribaltamento di fronte. Non dobbiamo trasformare la voglia di velocità in fretta. No, la partita è lunga, siamo al 9° minuto. Dobbiamo assolutamente giocarla sapendo che non scapperemo via assolutamente nei primi minuti. Dobbiamo costruire un risultato giocando con il nostro gioco, compatti in difesa, quindi recuperando palla e gioco veloce. Prova ad andare dentro Bulsamini, fallo in attacco, però passi fischiati a Davide Bulsamini e cambio di possesso, vuole subito accelerare la Georgia. Kbivalisvili vuole accentrarsi, va in palleggio, la palla ceduta a Cicovani e si ferma la Georgia, che naturalmente non ha alcuna fretta e non ha soprattutto gli uomini per giocare una partita ad alto ritmo per 60 minuti. Come dicevamo prima, Cicovani tira il freno a mano, rallenta i ritmi, perché come dicevi tu il roster non è così ampio, detta i tempi, ha rallentato il gioco e adesso ripartono con una penetrazione e... fallo in favore della Georgia. Arsenasvili ha rimesso in gioco Cicovani, il suo palleggio, segnalazione di passivo, si alzano i balli e da Pirani 2 secondi di difesa dell'Italia, il tiro blocca addirittura Volarevic, possiamo ripartire. Turkovic in seconda fase dialoga con Davide Bulsamini che poi si accentra, Davide Bulsamini lo scarico, Skatar va dentro, Michele Skatar si sblocca, Michele Skatar rete del 4-3 all'11°. È troppo importante per noi queste prestazioni di Mate Volarevic, 2 parate subito hanno sicuramente calato nel ruolo di leader della porta, di leader della difesa, e Michele Skatar trova la finalizzazione in attacco. Per noi è troppo importante questo terminale d'attacco sulla destra. Abbiamo rivisto nel rallenti il gol realizzato da Michele Skatar a Arsenasvili. L'Italia ora deve serrare le fila nella fase difensiva. Cicovani si butta dentro, ci mette un passo di troppo però, e allora fallo in attacco, possiamo ricominciare nuovamente con
Volarevic che ha già fatto ripartire l'azione, Turković, il palleggio di Dejan Turković, la palla a sinistra a un'autostrada Bulsamini che però non riesce a mettere dentro quel pallone. Allora c'è un contropiede, Cicovani a tu per tu con Volarevic, il tiro e la rete della Georgia. Bulsamini era in ottima posizione, si è fatto parare questo tiro, subiamo gol ma siamo già in attacco un'altra volta. Questa volta il fuori a mano lo tiriamo noi, cerchiamo di riordinare le idee e di fare un attacco sensato. Turković chiama uno schema adesso. Seguiamo l'attacco dell'Italia, Turković, Skatarra, ancora Dejan Turković, Bulsamini a sinistra, è chiusa la linea di passaggio su Tapiran che accenna al taglio, eccolo, due pivot per l'Italia, la finta di passaggio di Bulsamini che vuole questa conclusione, para Tevzaz però non benissimo al tiro Bulsamini. No, non benissimo l'impatto di Bulsamini sulla partita, tanti errori al tiro, lui ci deve, deve essere concentrato in difesa ma diventare anche un terminale d'attacco importante, è un terzino sinistro e quindi non possiamo prescindere dai gol di Davide Bulsamini e perdere un terminale a sinistra. Orion Ikidze per il nuovo attacco della Georgia che è avanti sul più 2, 5-3 allo scoccare in questo momento del tredicesimo, ma sempre molto verso il passivo l'attacco georgiano che allunga i suoi ritmi. Poi dobbiamo chiudere però lì perché altrimenti Arsen Asvili trova spazio e la mette dentro, nuovo massimo vantaggio della Georgia. L'Italia è già ripartita in rimessa veloce, Skatar, la conclusione di Michele Skatar che ha tolto le ragnatele dall'incrocio dei pali ed è andato a trasformare rete per il 6-3 quando siamo al tredicesimo. Michele Skatar aveva trovato un ottimo angolino, tolto la ragnatela, era sotto fallo, purtroppo l'arbitro non ha convalidato. Turković ha giocato d'appoggio per un attimo fuori dalla linea dei 6 metri Andrea Parisini, l'elevazione di Turković, il palleggio di Bulsamini che rischia qualcosina con un saltello di troppo, subisce comunque fallo, 9 metri Skatar, il tiro di Davide Bulsamini, in elevazione no, in appoggio sì, quello che conta è che l'abbia messa dentro. Buon tiro sotto mano, Davide questi tiri li ha, ma anche il tiro in elevazione, deve solo essere convinto, guardare bene il portiere, ha le doti per andare su, ma su tanto, e guardare il portiere. Questo tiro in sottomano è andato molto bene in mezzo alle gambe del portiere. Dai Davide. Gioca nelle fila del Nizza, nel campionato francese, nella seconda lega. 33 presenze in nazionale per questo ragazzo, classe 95, cresciuto sportivamente nelle fila del Romagna. Kbivalishvili. Segnalazione di passivo, l'ennesima sull'attacco della Georgia. Scopre Bazze, lo scarico, perdiamo però completamente l'uomo, ci salva Mate Volarevic. Mate Volarevic ci salva. Gli arbitri in questo momento stanno penalizzando il gioco della Georgia con alzando subito il braccio per il passivo, secondo me anche un pochettino prima rispetto al dovuto, però ci va bene assolutamente. Mate Volarevic ha chiuso la porta, purtroppo la palla è andata in fallo laterale. Va in elevazione Orion Ikidze, è fermato però da Andrea Parisini che nel cuore della difesa dell'Italia tiene uniti i pezzi. E Andrea Parisini e Davide Bulsamini sono i perni di questa difesa, dettano la compattezza al centro. A due piedi si alza Orion Ikidze, blocca Volarevic con l'aiuto del muro, ottima la difesa dell'Italia. Turković che palleggia con la testa alta, osserva il movimento dei compagni. Bulsamini ancora da Turković verso sinistra da Pirane che però non ha spazio per andare a prendersi quel tiro, bisogna ricominciare con ordine e con pazienza. E non stiamo riuscendo a incidere in gioco veloce e questo permette alla Georgia di mettersi a posto in difesa. Noi dobbiamo riniziare a costruire in attacco, dovremmo riuscire a fare buone difese, buone parate con Mate Volarevic e poi sfruttare quello che è il nostro gioco veloce e organizzato. 9 metri dunque in favore dell'Italia, Michele Skatar con il pallone nelle mani. Turković, pallone viaggia da Skatar che viene pressato però da Arsen Asvili che va a prenderlo lontano, vuole ripartire immediatamente Michele Skatar, 9 metri però, allora Andrea Parisini, Turković, taglio di Gianluca Tapiran, il palleggio di Turković, è entrato Pereira che va in elevazione, non ha spazio per il tiro,
Skatar, la sua azione classica tra primo e secondo difensore, palla all'incrocio dei pali, seconda rete di Skatar. Uno contro uno di Michele, Skatar che lo forza, entra tra primo e secondo e la insacca nel secondo palo alto. Intanto è entrato Alan Pereira, speriamo che dia il suo giusto contributo, come dicevamo prima, che faccia vedere, che incida dal suo ruolo e che faccia vedere in attacco e in difesa la sua fisicità. Cicovani per il nuovo attacco della formazione georgiana. Scopre Bazze, Orioni Chizze, lo scavalcamento, prova la conclusione, tocca volare, vince il pallone che è finito in porta. C'è anche un cartellino giallo ai danni di Nicolo Dantino. Ha preso un giallo Dantino, mi sembrava quasi uno sfondo, però non vorrei essere troppo di parte in questo giudizio, però mi sembrava ben posizionato. Subiamo gol. Purtroppo ci arriva un aggiornamento dalla panchina dell'Italia, perché sta diventando una maledizione, è dovuto correre negli spogliatoi per i conati di vomito anche Davide Bulzamini, che è stato sostituito, come sottolineavamo prima, da Pereira. Guarda, è quasi incredibile come cosa, stiamo uno per uno, i ragazzi si stanno ammalando, hanno avuto questo problema di influenza intestinale, siamo al sesto caso e speriamo che, nonostante le precauzioni che stiamo cercando di prendere, Alan Pereira incide finalmente. Gran gol quello di Alan Pereira, che trova spazio e finalmente gli abbiamo visto anche produrre un urlo di gioia, di soddisfazione, probabilmente anche lui cercava tanto questo momento e questo gol. Ma lui sicuramente è un ragazzo molto emotivo e, come ti dicevo, sentirà il peso di questa maglia a Benevento. Lui qui ha giocato, ci sono gente, pubblico che è venuto apposta per lui, e è un ragazzo che vuole fare bene con la nostra maglia, con l'Italia. Inquadrato intanto Pasquale Maione, capitano azzurro fino allo scorso mese di giugno, fino ai playoff che l'Italia ha giocato, al turno di qualificazione per i campionati europei del 2020, ha lasciato la maglia azzurra, ha lasciato la pallamano giocata, guida dalla panchina nel campionato di Serie 2 il Noci. Conoscendo Pasquale Maione, starà soffrendo tantissimo, lui che per anni è stato anima in campo, leader fuori, leader in campo di questa nazionale, sta veramente soffrendo. È qui con i due figli piccolini e con la moglie, con la quale scherzavo ieri, gli dicevo dovrai tenerne a bada tre, perché anche lo stesso Pasquale sarà veramente per entrare in campo e non può. Che viva Lishvili intanto, e c'è la penetrazione di Scopre Baz che segna anche un gran gol. Ci fa vedere tutto il suo talento, assolutamente. Grandissimo gol in penetrazione, grandissima girella. Ha fatto un gol di assoluto valore. Occhio al cronometro, 18 e mezzo giocati alla palla Tedeschi di Benevento. Pereira in posizione centrale, il pallone viaggia dalle parti di Skatar, la regia intanto con Francesco Igido e la squadra tecnica di Crionet ci ha mostrato Davide Bulzamini, che ha ripreso fortunatamente posto in panchina. Lo scarico per Turković, ha spazio Alan Pereira, la conclusione però finisce di molto alta sopra la porta difesa da Terzazzi. Allora dobbiamo ripiegare nella ripartenza della Georgia. Cicovani, scopre Bazze, ancora Cicovani, che però naturalmente come al solito chiede calma. Sì, chiede calma, rallenta i ritmi. Alan Pereira si è incoraggiato dal gol di prima, ha fatto un buon movimento verso il centro, lanciato giusto, con forza, forse ha anticipato un pochettino i tempi rispetto a quello che doveva, ha preso un tiro che poteva starci, però la palla purtroppo è uscita di molto fuori dalla traversa. Arsen Asvili, l'uno contro uno, la palla per Orioni Chizze che ha spazio per la conclusione, viene fermato fallosamente da Ardi Aniballi. 19 e 32. Sono sotto passivo ancora. E intanto vediamo in panchina Arcieri, Doldan e Savini che si scaldano. Orioni Chizze il tiro e la palla che finisce in porta. Spiazzato Mate Volarevic. Spiazzato Mate Volarevic, hanno ottimizzato la passività alzata dagli arbitri, adesso cerchiamo un attacco, uno sfondo. Sfondamento. Di Pereira. C'è il lancio con Rustamov, imbeccato ottimamente. 11-6 adesso il risultato, chiede time out Riccardo Trillini. È un break che fa male questo. Sì, gran sofferenza per l'Italia in questi primi 20 minuti di gara. Time out, ascoltiamo Trillini. Il panico, non si vincono le partite con facilità. Allora, va Arcieri,
Acceri là primo, Jack secondo, Pulciamini ritorna di là, ok? Parisini qui, Doldan qua e Dantino ancora qui. Parisini, esci per scattare e tu vai in prima fase. Ehi! Continuiamo a fare gioco veloce, nei primi minuti abbiamo sbagliato tiri facili, va bene, ma quando siamo in quarta fase addormenta un po' il gioco, anche se siamo meno 5, e Vitale sul Georgi là, ok? Oppure anche Hansen, andiamo dai! Forza ragazzi, dai! Pazienza! Parola d'ordine, no panic di Riccardo Trillini, calma ragazzi, calma, la partita è ancora lunga, non dobbiamo farci prendere dal panico, ha chiesto a Jack Savini di rallentare un pochettino i ritmi, di essere meno frenetici, di prenderci i tiri facili che facevamo all'inizio della partita e di concretizzarli. Però nonostante sia un giovanissimo, classe 98, giocatore molto ordinato, dotato di grande intelligenza tattica, senso della posizione, senso della misura e dell'equilibrio, l'uomo giusto, il centrale ideale. Savini è un giocatore di assoluto rispetto, sta facendo molto bene anche con Cassano Magnago, in questi anni sta crescendo, come dicevo prima ha fatto un'ottima prestazione in Ungheria contro l'Ungheria, e non è facile giocare contro quell'Ungheria. Savini, proprio lui, Doldan, la palla per Bulsamini, chiusa la linea di passaggio a sinistra, deve andare in uno contro uno Davide Bulsamini, che è rientrato. Tentativo di passaggio di Skatar su Doldan, bisogna ricominciare nuovamente. Skatar, la palla per Bulsamini, l'uno contro uno di Jack Savini. Skatar prova lo scarico sotto la pressione difensiva, palla che termina nelle mani della Georgia. È entrato anche Martin Sonner, era in posizione di ala destra, l'Italia che però butta via un'altra palla. Adesso grande rotazione da parte di Riccardo Trillini, rimaniamo solo con Parisini e Bulsamini rispetto allo starting six. Abbiamo fatto diversi cambi in campo: Sonner, Doldan, Arcieri e Savini. Cicovani nel giro palla a Kbivalishvili. La palla a sinistra, ancora Cicovani, la conclusione, palla sul palo, poi la ribattuta però è della Georgia, invasione e dunque pallone recuperato dall'Italia. Savini vuole spingere l'Italia adesso con nuovamente Savini, imbeccato da Bulsamini, l'uno contro uno, va dentro Jack Savini e la mette sul palo lontano, rete dell'11-7. E questo è Jack Savini, non ha paura di buttarsi dentro, lui è in grado di fare questi uno contro uno a gambe, a forza, e sicuramente deve incidere in questo modo. Finalmente, scusami Matteo, in difesa siamo riusciti, complice un'invasione, a prendere un rimbalzo, perché in questi giorni, ieri e oggi, è il primo che riusciamo a fare nostro. Abbiamo rivisto il rallenti intanto dell'azione di Giacomo Savini, ottima lettura di quello che gli accadeva davanti, si è accorto del buco nella parte destra dell'attacco italiano, sinistra della difesa della Georgia, si è infilato come un coltello caldo nel burro, è andato a trasformare l'11-7, pressione dell'Italia su questa segnalazione di passivo della Georgia, scopre basse, va in uno contro uno, la palla per Kbivalishvili, Paravolarevic dalla lunga distanza. Queste sono le giocate del portiere che ci servono per dare sicurezza a una buona difesa e concretizzare il lavoro fatto. Non dobbiamo però perdere palle in attacco così facile. Questo passaggio forzato al pivot di Davide Bulsamini regala un possesso alla Georgia. Brutta palla questa di Davide Bulsamini, con Riccardo Trillini che in panchina ha fatto cenno chiaramente: tira tu. O tira oppure prenditi il tempo giusto. Abbiamo perso un'occasione per gestire una buona palla sull'11-7. Dobbiamo sicuramente avere un'altra economia. E torniamo sulla nostra linea dei 6 metri, costretti a difendere sull'attacco della Georgia. Loro sono lenti, vedi? Arrivano in attacco, ci stanno. Giocano proprio sul filo sempre del passivo. Cicovani, brutto passaggio, segnalazione, l'ennesima di passivo, palla schiacciata dentro. Sarà una questione di tutta la partita, però poi dopo non dobbiamo dare possibilità di fare questi passaggi al pivot perché ci fanno male. Kbivalishvili sempre sotto passivo, forse passi sì, anche se l'arbitro concede ancora un fallo. Adesso passaggio. Avranno ancora la possibilità di fare un tiro. Scovre Bazze, eccolo, infatti, qua il passaggio di troppo. Dicevo un passaggio di troppo, assolutamente. Cambio di possesso. Bulsamini va in palleggio, si muove molto bene Doldan, che però non riesce poi a mettere dentro quel pallone. Tanti, troppi tiri dai 6 metri sbagliati. Non riusciamo a ottimizzare quello che costruiamo, e questo è un peccato, perché
ci troviamo davanti al portiere su 6 metri e non riusciamo a concretizzare. Non credo che dall'altra parte ci sia un portiere irresistibile, dobbiamo assolutamente prendere possesso dei nostri mezzi e sapere che possiamo tranquillamente segnare. 11-7 il risultato quando arriva in questo istante il minuto numero 24 del primo tempo. Scovre Bazze, missile che finisce sul palo, altra ribattuta però per Rustamov che va a sbattere contro un super Mate Volarevic, poi non riesce a tenerla in campo Stefano Arcieri. Ancora palla della Georgia, time out chiamato da Ojonikidze e da Maksimovic sulla panchina georgiana. 24-13 giocati alla Pala Tedeschi di Benevento. Altra panchina. Andiamo ad ascoltare il time out. Abbiamo cercato solo di intuire quello che si sono detti ovviamente sulla panchina georgiana, sembrava che volessero organizzare qualcosa per portare al centro terzino Mancino a tirare. Ovviamente abbiamo solo potuto immaginare ciò che si sono detti non parlando il georgiano. 11-7 il risultato, momento che continua ad essere però di sofferenza per l'Italia. 24-13, lo sottolineavamo prima, abbiamo creato, non abbiamo concretizzato. Matteo, abbiamo ancora 6 minuti per cercare di ricucire questo gap che si è creato. Non bisogna dire che è ingiusto, perché se mi ha sbagliato i tiri è sicuramente giusto, il campo è sempre giudice supremo, dobbiamo migliorare, fare un ulteriore step, essere molto molto più cinici e ottimizzare quello che riusciamo a costruire. Kbi Valisvili nel mezzo, Cicovani, l'elevazione di Scoverbazza, Cicovani ancora a contatto con la difesa, la pressione, poi arriva la conclusione e la mette dentro in un fazzoletto di campo. Kbi Valisvili si coordina e va a trasformare, è già ripartita l'Italia in rimessa veloce. Andiamo a destra, viene spinto Savini, si continua a giocare, Skatar, nuovamente Savini, va dentro Jack Savini, ottimo impatto sulla partita di Savini. Va dentro Jack Savini, si prende un grandissimo rigore, importantissimo in questo momento. Jack è così, forza esplosiva, coraggio, spregiudicatezza, pronti via, sinistro-destro, va sempre dentro, cerca sempre lo spazio giusto. Speriamo che non si sia fatto male, però vedo... No, era un replay, scusami. Dalla linea Dejan Turković. Contro Terzazze, che lo aspetta sulla linea dei 4 metri. Non sbaglia Dejan, rete per il 12-8, meno 4. Freddissimo Turković, la mette alla destra del portiere, si era spostato sulla sinistra, quindi era impossibile che riuscisse a recuperare con la gamba quel movimento. E si riparte dunque con il pallone in mano alla Georgia. Georgia molto compassata, vedi, è sempre su questi ritmi. Cicovani con l'extra player, i georgiani in inferiorità numerica. Kbi Valisvili prova un passaggio al pivot, viene fermato in maniera fallosa e naturalmente ci mette più di qualche secondo a rialzarsi. Gli arbitri infatti fermano il cronometro della partita. Un po' d'esperienza per cercare di prendere qualche secondo preziosissimo. È entrato Ojonikidze a terzino destro, ovviamente in extra player. 9 metri con Arsenasvili. Cicovani, giocatore che milita nel Costanza, nel campionato rumeno. Kbi Valisvili, eccolo Cicovani che va in elevazione. Sfondamento abbastanza netto, la porta è sguarnita, dobbiamo ricominciare però con intelligenza. Allora nuovamente Savini, va a destra da Skatar, c'era forse lo scarico per Sonnerer, eccolo qua Martin Sonnerer, l'airone che non sbaglia mai, rete del 12-9.
Martin Sonner nei momenti importanti c'è, è una costante di questa nazionale. Lui è un ragazzo freddissimo al tiro e fortunatamente quando riusciamo a portarlo a un tiro anche non sempre pulito riesce sempre a dire la sua. Glaciale come le temperature dell'Alto Adige, da cui arriva Martin Sonner per il 12-9, 26 minuti e mezzo trascorsi alla pala Tedeschi di Benevento. Attacco della Georgia, Cicovani da terzino sinistro fa girare a beneficio di Kbivalisvili. C'è il giro palla ancora con Rionichizze che è passato in posizione di terzino. Il tentativo di Cicovani sbaglia ancora la Georgia. Palla recuperata dall'Italia, nuovamente in superiorità numerica. Possiamo provare ad accelerare. Importantissima difesa. Abbiamo la possibilità di andare sul meno due. Vai dentro. Adesso Michele Skatar. Michele Skatar, blocco eccezionale da parte di Martin Doldan. Superiorità numerica questa volta sfruttata in maniera perfetta dall'Italia. 2-0 di parziale, meno due. Riusciamo a cucire leggermente il divario, 3 minuti alla fine, meno due, dobbiamo assolutamente cercare di arrivare alla pausa di metà partita con il minor numero di gol di scarto possibile o magari anche essere in pareggio. C'è ancora tempo comunque per provare sì, ad annullare del tutto questo vantaggio della Georgia, ma naturalmente è una rincorsa, è una rimonta che va costruita con il binomio attacco-difesa, soprattutto là dietro adesso dove l'Italia trova il suo punto di forza, il pallone dentro e perdiamo completamente. Mate Volarevic ci tira fuori dai guai ancora una volta. Savini, Mate Volarevic sta assolutamente salvando la nostra porta. Sfondamento però fischiato a Giacomo Savini, sfondamento di Jack Savini. Passiamogli questa azione negativa, ne ha fatte due positive, speriamo di non perdere la bussola del gioco. Mancano 2 minuti in questo momento alla fine, 2 gol sotto, dobbiamo assolutamente tenere il punteggio. Cicovani, Kbivalisvili, ancora Cicovani, Scovrebazzi a destra, eccolo che riceve il pallone, il suo accenno di uno contro uno. Cicovani, sempre segnalazione di passivo ancora su questo attacco della Georgia. È passivo adesso. Eh sì, qui ci stava probabilmente, è si è praticamente fermato Kbivalisvili nel mezzo dell'attacco. Devono avere coraggio di fischiarlo perché lo alzano ma lo fischiano poco. Cicovani, eccola la segnalazione, eccolo il fischio. Dobbiamo accelerare, non c'è spazio però per il pallone su Stefano Arcieri. Bulsamini ancora, 1:10 da giocare alla fine del primo tempo. Bulsamini, il suo palleggio, la palla per Michele Skatar che va in elevazione, il palo, che sfortuna. Mamma per Skatar, che sfortuna, palo interno di Michele Skatar che non gli dà la gioia del gol. Adesso subiamo un tiro dai 6 metri, gol la rete di Rustamov. Rete di Rustamov a 50 secondi dalla fine del primo tempo, 13-10. Non ci voleva questo, da possibile meno 1 a meno 3 a un minuto dalla fine. Skatar per quello che potrebbe essere l'ultimo tiro del primo tempo. Dobbiamo gestire bene questa palla, abbiamo 30 secondi, arrivare fino al limite del passivo e cercare di concretizzare in un gol assolutamente. Michele Skatar si alza, Davide Buzzamini, penetrazione, Savini, il pallone per Skatar, va dentro Michele Skatar, 9 metri, ancora 9 metri, Martin Sonner imbeccato e poi, ma questo è un gol meraviglioso di Martin Sonner, 13-11, che giocatore è Sonner, e para Volarevic, finisce così dunque il primo tempo, 13-11 con una magia dell'airone Martin Sonner che ci dà un po' di coraggio, una spinta emotiva in più per andare negli spogliatoi. Ci abbiamo messo una pezza, Doldan e Sonner con un po' di furbizia hanno accelerato i tempi e sono riusciti a sorprendere l'avversario. Martin è andato a prendere un gol eccezionale in pallonetto e poi Martin e poi Mate Volarevic è riuscito a salvare la porta. Andiamo sul meno due a riposo. Abbiamo rivisto nel replay quella che è stata la rete da parte di Martin Sonner. E a bordo campo è quasi pronto. Intanto vedo Marcello Festa con il vicepresidente federale Gianni Cenzi. Possiamo dare la linea al bordo campo. Si soffre, vicepresidente Cenzi. Un'Italia che dà la sensazione, no, di averne tanto, però ancora non riesce a scaricare sul campo tutta la sua forza, tutta la sua potenza, anche la sua classe. Sì,
si è dimostrato anche in questa partita che ci sono tantissimi elementi di gioco, di organizzazione, purtroppo piccoli particolari, l'ultimo palo di Scatter, ma poi vorrei dire un rigore ancora preso con troppa leggerezza, con un portiere che ha un'esperienza che non si fa sorprendere da questo tipo di scelte. Ci stanno tenendo sotto, stiamo soffrendo. Io credo che in questo momento ancora abbiamo bisogno di tutto il carattere, perché 5 gol c'erano prima, sono 2 e possiamo solo recriminare. C'è stato un momento in cui meno 5 la partita sembrava prendere davvero una brutta piega, poi l'ingresso in campo di Savini, un'accelerazione importante da parte del gruppo, anche una reazione d'orgoglio se vogliamo, ha rimesso su binari di un equilibrio la partita. Si va a riposo 2 sotto, però la partita è ancora apertissima, almeno. Sì, siamo riusciti a riaprirla, dispiace per quella distrazione a metà frazione che ha portato a questo meno 5. Dobbiamo crederci, l'obiettivo è, si sa, è arrivare a competere domani e questa partita fondamentale. Sì. Però questi non sono da sottovalutare, sarà una battaglia fino all'ultimo secondo come ieri. Bene, grazie Gianni Cenzi, recupera forze ed entusiasmo perché ci sarà bisogno, insomma, del coinvolgimento, del calore, della passione, dell'orgoglio di tutti per venire a capo di questa partita, di questa gara contro la Georgia, la seconda, lo ricordiamo, dell'Italia in questo raggruppamento, prima pareggiata contro il Kosovo, ora dopo il primo tempo sotto di 2, partita comunque apertissima, Italia che può giocarsi legittimamente tutte le sue carte. Linea alla rete e poi ritorniamo di nuovo in diretta qui dal Palazzo Dischi.
minuto per riprendere a giocare al secondo tempo di Tela Georgia, 13-11 in favore dei georgiani nella sfida, la seconda sfida degli azzurri nel gruppo 3 di qualificazione ai campionati mondiali di Egitto 2021. Un primo tempo in cui l'Italia ha creato ma non ha raccolto e dunque si trova adesso a rincorrere contro i georgiani. Dobbiamo partire meglio di come abbiamo fatto nel primo tempo, anzi il primo tempo è partito bene, poi c'è stata una fase un pochettino incalando, siamo riusciti a ridurre il gap di due gol alla fine del primo tempo, dobbiamo riprendere con questo ritmo. Rischia di perdere il pallone la Georgia, che però subisce fallo da parte di Andrea Paresini e dunque possiamo ricominciare, dobbiamo ripartire anzi nella fase difensiva. Kbivalishvili, Orion Ikidze, c'è il cambio di posizione con Skovrebats che riprende posto in posizione di terzino destro, lo scarico proprio per Skovrebats che buca sul primo palo Volarevic. Ha spaccato la difesa al centro con uno contro uno, ha liberato molto bene in superiorità numerica il terzino destro. Bulzamini che si alza dalla linea dei 9 metri e trova finalmente il suo gol principale. Ottimo lavoro di Davide Bulzamini, uno contro uno da sinistra verso il centro, tiro, primo palo basso, un gran gol. Va a pescare dal suo bagaglio tecnico e tira fuori questa bella rete per il 14-12, una rete soprattutto importante perché è la pronta risposta nell'Italia al nuovo tentativo di fuga da parte della Georgia. 1-30 che se n'è andato nel corso di questo secondo tempo, scopre Bazzi che va in elevazione, il tiro ancora battuto Volarevic. Matteo Volarevic adesso ha preso due gol, nel primo tempo aveva parato molto bene con 35% di parate. Bulzamini, Skatar, il tiro di Skatar che va alla conclusione e va a trasformare rete importante dell'Italia, soprattutto con Skatar completamente contromano. Si è trovato in una posizione non sua, però mi pare che non si sia fatto molti problemi, ha tirato in penetrazione, secondo palo, gran gol di Michele Skatar che appunto ci tiene attaccati, dobbiamo mantenere questo ritmo. Classe 85, giocatore italiano che prima di Ebner era l'unico nella storia ad aver militato nella Bundesliga tedesca, oltre che nella Lidl Star League, un traguardo questo raggiunto anche da Andrea Paresini. Sono tanti, sempre di più i giocatori azzurri che si fanno largo nei campionati esteri. Inquadratura intanto per Dejan Turković che era in piedi in panchina, potrebbe starci in corso d'opera, poi il suo ingresso in campo già impiegato naturalmente ampiamente nel corso del primo tempo. Il tiro questa volta centrale, controlla bene Volarevic, la gestisce l'Italia con Skatar a destra, i passi per caricare il tiro di Skatar che poi la lascia con intelligenza a Savini, lo scarico, Martin Sonnerer si prende un tiro impossibile, ma non c'è nulla di impossibile per Martin Sonnerer. Ha tirato un fazzoletto dal fondo campo, ha preso un tiro veramente impossibile, guarda Matteo dove è passata questa palla, eccezionale Martin, lui ha veramente questo voglia, questo carisma, questa capacità di prendersi questi tiri senza particolari problemi, diciamo. Questo non è un tiro, è un colpo da biliardo perché davvero la palla si è infilata in un piccolissimo corridoio tra la gamba di Tevzaz e il palo e l'Italia con questo 2-0 di parziale torna prepotentemente sotto di un gol. Kbivalishvili, Skovrebats, la chiusura difensiva, la palla che passa da una mano all'altra e resta lì ferma sulla linea dei 6 metri, fallo su Arsenosvili, si riparte ancora con il nuovo e prolungato possesso della Georgia. Skovrebats, Arsenosvili, passivo, Kbivalishvili va dentro, ci apriamo per un attimo in difesa, un attimo che rischiava di essere fatale. Ci siamo aperti male in questo momento e loro subito hanno cercato di punirci, per fortuna l'arbitro ha fischiato un 9 metri. Adesso loro hanno rimesso in campo Cicovani, gli hanno dato qualche minuto di... È durato 3.58 fuori dal campo. 3.58 fuori, assolutamente. Come dicevamo prima, lui è il metronomo e probabilmente questa squadra non può prescindere dalla sua presenza in campo. 9 metri, Arsenosvili per far ripartire l'attacco georgiano. Cicovani, sempre passivo. Kbivalishvili, Orion Ikidze, la palla resta lì, la conclusione, che sfortuna ancora per l'Italia, una palla che rimpalla e fortunatissimi torna palla in mano alla Georgia. Bulzamini evita, anzi no, invasione da parte di Cianturia, palla all'Italia. Meno male siamo riusciti a rimanere in possesso
di questa palla. Arrivano a raccolto una palla fortunosa sulla linea dei 6 metri, segnando anche gol. E adesso siamo riusciti fortunatamente a avere una loro invasione di aria. Siamo ancora in attacco. Turković, Parisini appoggia su Skatar, si alza la difesa, l'uno contro uno di Savini. Skatar la butta nello spazio dove non arriva però Andrea Parisini. È sotto fallo Andrea Parisini, non è riuscito a raggiungere questa palla di Andrea, che forse Andrea Skatar, che forse era leggermente un po' troppo lunga, comunque a prescindere dal fallo che c'è stato su Andrea Parisini. Ancora 9 metri con il gioco fermo, intanto inquadrata la panchina della Georgia con i tecnici Maksimovic e Bekar Orionikidze, che danno indicazioni ai propri giocatori. Georgia che anche stasera, dopo averlo fatto ieri con la Romania, sta mettendo in difficoltà l'Italia con questo gioco dai ritmi piuttosto compassati, ma che di fatto ha risucchiato le azioni in velocità dell'Italia. Hanno messo in difficoltà anche ieri sera la Romania, riuscendo solamente nel finale la Romania appunto ad avere ragione di questa squadra. Loro hanno questi ritmi, lo stiamo dicendo dall'inizio, molto, molto compassati. Purtroppo Michele fa un brutto sfondo in questo momento. Sfondamento di Skatar con il difensore che non ha boccato alla sua finta di tiro e poi è rimasto fermo. Palla dietro la schiena, pallonetto su Mate Volarevic. 2-0 di controparziale Arsenas Fili per il 17-14. L'Italia ha ripreso a giocare. Skatar, il tiro è finito alto. Momento di eccessiva foga di Skatar adesso. Non dobbiamo subire questi break da meno 1 a meno 3. Dobbiamo essere bravi a essere lì, non farci prenderla dalla foga di volere assolutamente ribaltare la partita. In questo momento si è incanalata in questa direzione, questo match sarà così fino alla fine. Dobbiamo assolutamente essere bravi a portarla più avanti possibile e poi nel finale dare quel colpo che ci porti avanti. Kubivalisvili, si alza il baricentro difensivo, in particolar modo con Martin Sonerer su Cianturia. L'uno contro uno, la palla dentro, ancora una volta perdiamo completamente il pivot. Due volte Arsenas Fili, fa malissimo all'Italia. Ci siamo un po' disuniti in difesa in queste due azioni, col pivot che ci ha fatto male. Stefano Arcieri vola in cielo e va a segnare. Gol di Stefano Arcieri per il 18-15, meno 3 al 36esimo. Davide Buzzavini trova un passaggio dietro la schiena perfetto per Arcieri, che continua la striscia positiva della sua prestazione. Ieri un'ottima prestazione, il miglior realizzatore dell'Italia, e adesso subito incide sulla partita. 6 gol ieri per questo giocatore, classe 98, origini teramano, milita nella Bolzano con cui ha vinto il tricolore lo scorso anno. L'Italia ha cambiato difesa adesso con Martin Sonnerer in posizione di centroavanti. L'elevazione di Cianturia, la palla per Scrove Bazze, che però è finita sul palo e dunque per fortuna dell'Italia, palla che non è entrata in porta. Possiamo ricominciare. Michele Skatar che va a segnare. Solitamente quando ne sbaglia uno poi vuole a tutti i costi andare a riprendersi il tiro, fino a che non la mette dentro. Per fortuna la mette subito dentro, vuole incidere subito. Questo però è uno dei tiri di Skatar, è un tiro suo tipico, è riuscito a metterla dentro. Importantissimo questo gol, ci tiene attaccati a meno 2. Break 2-0 dell'Italia per tornare sotto di due gol. Sonnerer in 5-1, sempre l'Italia sull'attacco. Kbivalisvili scopre Bazze, lo scarico, il tiro di Cianturia, lo aspetta sul primo palo e gli chiude la porta in faccia Mate Volarevic. Buzzavini per Savini che deve andare in palleggio, l'uno contro uno di Savini, la palla per Skatar sui 6 metri. Michele Skatar para Terzazze. Si sono fatti entrambi ipnotizzare. Mate Volarevic è rimasto fermo sul suo piede e ha parato, e anche Tevazze stessa cosa, sulla penetrazione di Skatar è riuscito a neutralizzare questo tiro importantissimo che ci avrebbe portato a meno 1. Cicovani per l'attacco, ma l'Italia butta via una conclusione facile facile stavolta, l'ennesima che si aggiunge a quelle del primo tempo, vanificando ancora una volta una buona parata, un ottimo intervento di Mate Volarevic. Io purtroppo in questo momento ho perso i conti del numero di palle sbagliati da 6 metri, tiri apparentemente facili, poi ovviamente c'è un portiere da battere. E se hai perso i conti vuol dire che sono troppe. Sono troppe, sì, assolutamente. Troppe per una nazionale che deve vincere una partita.
scopre Bazze, l'elevazione, lo tira giù Bulzamini, 9 metri. Viva Lisvili, Cicovani, scavalcamento, viene fermato da Parisini, è l'ennesimo attacco e anche di questi abbiamo perso il conto, che finisce con il passivo della Georgia. È proprio il loro ritmo questo, adesso sono sotto passivo, andrà a forzare il tiro. Alto il tiro di Cicovani, Savini spinge l'Italia in seconda fase, chiama palla Savini, la vuole. Uno contro uno, l'improvvisa accelerazione a sinistra, c'è un fallo, viene atterrato il centrale del Cassano Magnago, 9 metri. Ha provato a sorprendere la difesa accelerando all'ultimo, quindi un cambio di tempo velocissimo di Jack Savini, ce l'ha, è un suo movimento, è una sua azione, però ha subito un fallo, ripartiamo dai 9 metri. Ieri in tribuna Giacomo Savini è stato reinserito nella lista dei 16 di Riccardo Trillini, che sta giocando una partita con la solita verve e il solito brio. Savini, ancora uno contro uno, Skatar, Martin Sonnerer, il pallone parato da Tefsatze. È il primo errore di Martin Sonnerer, che si scusa anche col portiere per averlo colpito in faccia. Ha preso un altro tiro dei suoi, un tiro importante, non sempre può andare bene, ecco. È un tiro sbagliato che nell'economia della partita di Sonnerer ci può stare. Il problema non è l'economia di questa nazionale. Esatto, il problema è che continua ad aggiungersi alla serie di tiri che l'Italia ha sbagliato fino ad ora e che ci tengono sempre in sofferenza, sempre in salita. Arsenasvili, Orio Nikitze. Ancora passivo. Bivalisvili, Orio Nikitze. La serie di finte, fischialo questo passivo però. 9 metri. Adesso loro hanno fatto ancora il cambio, hanno fatto uscire ancora Cicovani, si vede che ha bisogno di un po' di rifiatare. E si è fatto, c'è anche un piccolo infortunio, credo. Forse crampi, una distorsione. C'è un giocatore a terra, si tratta di Kbivalisvili, che è dolorante. Si è fermato, intanto Cicovani è stato costretto naturalmente a rialzarsi perché le rotazioni sulla linea dei terzini sono davvero limitatissime. Non vogliono farlo riposare. E anche i giocatori azzurri, mentre vediamo i soccorsi e i crampi per Kbivalisvili, anche i giocatori azzurri ne approfittano per abbeverarsi e riprendere fiato. 41 minuti giocati alla Pala Tedeschi di Benevento, seconda giornata del gruppo 3 di qualificazione ai campionati mondiali di Egitto 2021. Romania che guida il girone dopo aver abbattuto ieri proprio la Georgia e oggi in maniera più che agevole il Kosovo, 4 punti dunque. Italia che invece ha un punto frutto del pareggio ieri 26-26 maturato proprio contro il Kosovo e va a caccia della prima vittoria per giocarsi poi il tutto per tutto domani contro la Romania nella sfida delle ore 18 in diretta su Sky Sport Arena, canale 204 del Buche Sky. Intanto però Kbivalisvili sta lasciando il campo dolorante. Eh sì, penso che non riesca a rientrare in campo, purtroppo un infortunio abbastanza grave, lo stanno portando in panchina a braccia. Intanto vedo che Dejan Turković si è alzato, ha parlottato con Riccardo Trillini, ha parlottato con Parisini, sintomo che si sta muovendo anche lui, che entrerà presto. E attacco per la Georgia con Cicovani che è rientrato. Sì, diciamo che questa pausa ci fa rifiatare ma non ci fa benissimo perché fa calare ancora di più il ritmo e fa solo il gioco della Georgia in questo momento. Cicovani, tentativo di volante anticipato dall'Italia, possiamo ripartire. Savini a destra, Skatar, il palleggio di Skatar dentro per Parisini ma c'è fallo. Andrea Parisini questa sera è un sorvegliato specialissimo, non è ancora riuscito a incidere realmente sulla partita con le sue azioni che riescono a spaccare la difesa con i blocchi. È un giocatore ormai di esperienza internazionale, sappiamo benissimo che milita in una squadra di Star League in Francia, tutte le nazionali lo conoscono, lo temono ed è super marcato in questo momento. Savini, Turković. Savini ancora, 9 metri con ancora Parisini.
siamo sotto passivo. Il tiro di Dejan Turković, a sorpresa alla Dejan Turković, rete al minuto numero 42-1, 18-17. Ha tirato fuori un coniglio dal cilindro, Matteo. Assolutamente il gol che ti aspetti quasi sempre da Turković in questi momenti. Lui è una certezza. La sentenza di Dejan Turković, eccolo qua. Un passo, mezzo passo, praticamente da fermo, braccio che però si muove alla velocità della luce e non lascia scampo a Terzazze sotto la nostra postazione. Intanto si sta scaldando Zinsazze, il tocco è di Volarevic, palla recuperata dall'Italia, vogliamo accelerare. Savini, va in palleggio Jack Savini, lo scarico, Martin Sonnerer, l'elevazione di Sonnerer, primo palo, rete del pareggio, 18-18, e adesso vogliamo girarla questa partita. Agguantiamo finalmente il pareggio dopo 12 minuti, 13 minuti del secondo tempo, adesso dobbiamo essere bravi a non vanificare quanto finora abbiamo costruito, siamo riusciti a riportarci a galla, restiamoci. Si mette i guanti del chirurgo Martin Sonnerer e poi con il bisturi preciso, millimetrico, va a segnare. 18-18, giro palla per la Georgia. Cicovani scopre Bazze, gli si attenta addosso Savini. Giacomo Savini è un leone anche in difesa, è uno che non molla mai un centimetro, finché ne ha lui ne dà, sia in attacco che in difesa. Cicovani scopre Bazze, il tiro, tocca volare, vice palla che finisce in porta. Più uno Georgia. Mamma mia che peccato, è passata in mezzo alle mani di Jack Savini e Mate Volarevic ha solo potuto guarda toccarla. Skatar intanto, guarda Skatar dove la mette quella palla, all'incrocio dei pali, botta in risposta in un amen, l'Italia la rimette in pareggio. Michele Skatar ha la mano caldissima, finalmente riesce a incidere sulla partita, grande grande Michele. Pallone all'incrocio dei pali e c'è il cambio tra i pali proprio per la Georgia. È entrato Zinsazze, è uscito Terzazze. Dobbiamo cercare di sfruttare questo momento, il cambio del portiere è sempre un momento abbastanza critico, non dobbiamo fargli prendere il ritmo partita. La girella finisce fuori di scopre Bazze, due minuti però per Jack Savini per un fallo. Con 44 minuti trascorsi, deve uscire intanto Jack Savini naturalmente. Ho visto chiedere il cambio anche a Mate Volarevic che probabilmente vuole l'avvicendamento con Colleluori. Però penso che stia... No, c'è no, stato cambio, cambio. C'è stato solamente il due minuti, ricostruiamo dunque, non il tiro dai 7 metri, mi era sembrato invece di interpretare così il gesto dell'arbitro. Due minuti, Italia in inferiorità numerica e Volarevic chiedeva il cambio per far entrare Mengon che è l'extra player. Assolutamente sì, non abbiamo capito mai quello che stava succedendo, siamo dalla parte opposta del campo. Dunque entra Marco Mengon, classe 2000, in campo contestualmente impegnato assieme a Dejan Turković. L'elevazione di Turković, scatta, primo passo, palla sul palo. E lo stava aspettando lì, è il secondo tiro di fila che fa in quella posizione, lo stava attendendo e purtroppo Michele Skatar si è fatto parare questo tiro. In inferiorità numerica eravamo riusciti a costruire una buona azione con l'extra player. Buono l'intervento da parte di Zizzanze, portiere del 96 che gioca nel Tel Aviv, formazione georgiana. Cicovani intanto approfitta della superiorità numerica con una finta di passaggio. Distoglie l'attenzione di Parisini e si butta dentro, 20-19. Ha fintato il passaggio verso il terzino sinistro, ha beffato Andrea Parisini che si è fatto spostare dalla finta e ha avuto gioco facile, un passo e tiro a penetrare nei 6 metri di Mate Volarevic. Da Turković a Mengon. Skatar, ancora Dejan Turković. È chiusa la linea di passaggio su Skatar, bisogna andare nuovamente da Dejan, il tiro di Turković, murato, palla ancora in mano all'Italia, Arcieri, Turković, Mengon, va in uno contro uno, si butta dentro, lo scarico di Skatar, solo fintato, però poi va dentro Skatar che prova la conclusione, la raccoglie Martin Sonnerer, possiamo riposizionarci e riordinarci in attacco anche se Skatar è rimasto a terra dopo questo tiro. Rimane a terra Michele Skatar, ha fatto la penetrazione, ha subito un fallo, poi Martin Sonnerer è riuscito a recuperare palla, sarà ancora il nostro possesso, speriamo non sia nulla di grave. In questo momento è importantissimo che Skatar riesca ad alzarsi e riprendere la sua posizione in campo, ma penso che non sia nulla di grave. Partita
dai ritmi intensi, o meglio intensa, ricca di emozioni, 20-19, punteggio neanche bassissimo per mancare 14 minuti. No, il punteggio non è bassissimo, è basso il ritmo che tiene la Georgia, noi non riusciamo quindi a incidere col nostro ritmo, o perlomeno quando proviamo a farlo poi ci troviamo sui 6 metri e sbagliamo. Riprende posto senza particolari problemi Michele Skatar, per fortuna Mengon, l'Italia sempre in inferiorità numerica e sempre con l'extra player in campo. Turkovic per Andrea Parisini, la palla poi per Skatar, si accentra Mengon che improvvisamente accelera verso destra, la lascia Michele Skatar, doppio incrocio per chiamare in causa Turkovic e poi c'è Rustamov che frana addosso a Marco Mengon, 9 metri, nuovamente Italia in attacco, è rientrato Volarevic, abbiamo superato la fase di inferiorità numerica, Mengon ancora, segnalazione di passivo sull'attacco dell'Italia, va a tagliare dentro come doppio pivot, Mengon prova il sottomano, il tocco è del muro georgiano, palla all'Italia. Ha provato Marco Mengon a mettere il suo sigillo sulla partita, un tiro sottomano leggermente forzato. Palla di Skatar, Parisini, due minuti. Andrea che incide sulla partita, ha recuperato un pallone dalla spazzatura, veramente dalla spazzatura questa, stavo per dirlo io. Ecco, ti ho rubato le parole di bocca, l'ha tirata su, si è preso un rigore importantissimo, il rigore del pareggio. Palla in mano a Turkovic e Zinsalze aspetta Dejan Turkovic tra i pali. Dejan Turkovic è un altro specialista del penalty. E non sbaglia, Dejan Turkovic, scientifico dalla linea. Freddissimo, la mette alla destra del portiere, bassa, senza finta, tiro diretto, senza fronzoli, facciamo gol e andiamo a 20 pari. Ma è ancora lunghissima, infinita, 13 minuti da giocare, qualcosina in meno perché il cronometro intanto corre via. Che sofferenza, Matteo. Lunghissima questa sfida contro la Georgia. Cicovani sempre in 5-1, si difende l'Italia con Martin Sonnerer come centroavanti. Cicovani a contatto su Mengon, c'è il fallo di Marco Mengon e dobbiamo essere bravi a tenerlo perché lui comunque è l'anima di questa squadra, forza sempre l'uno contro uno per cercare poi di creare la superiorità numerica sia quando è al centro sia quando è terzino come in questo caso. Scopre Bazze, sfugge via per un attimo a Mengon, scarico a sinistra e la parata di Volarevic con una mano poi la raccoglie Stefano Arcieri. Andiamo da Turkovic che con estrema calma porta avanti ora l'attacco dell'Italia, con estrema calma ma soprattutto con estremo ordine e pazienza, perché è un attacco importante questo. Che salvataggio di Mate Volarevic, finalmente Stefano Arcieri riesce a, non lui in prima persona, ma finalmente l'Italia riesce a prendere una ribattuta dopo tanto tempo e adesso dobbiamo costruire questo attacco importantissimo. Dentro Mengon, il palo che lo ferma, ma comunque lo ferma l'avversario, 9 metri, sempre Mengon per Turkovic. Skatar improvvisamente verso destra, Skatar, Sonnerer che però non ha spazio, si torna centralmente, il tiro di Skatar sotto fallo, 9 metri. Un tiro forzato di Michele Skatar sotto fallo verso il centro, ci dà ancora però la palla in mano. Mengon per Turkovic, c'è la segnalazione di passivo, l'elevazione di Mengon, andiamo da Sonnerer e andare da Sonnerer significa provare a finalizzare l'azione, para Zinsalze con Martin Sonnerer che aveva provato a schiacciare. L'estremo difensore georgiano però allarga la gamba e lo ferma. Eravamo sotto passivo, ha fatto un bellissimo intervento il portiere georgiano. Se l'avesse segnato era un gol pesantissimo sotto passivo in un momento importantissimo. Ma siamo ancora a 20 pari. Scrovere Bazze per Cicovani che si muove, spazia su tutto il fronte d'attacco della Georgia. Buono l'anticipo di Bulsamini e c'è stato anche il taglio dentro l'area di Arsenashvili, dunque palla riconquistata in ogni caso. Vuole attaccare Mengon, buono questo scarico di Marco Mengon e l'Italia trova la rete del vantaggio, lo fa con Michele Skatar che è freddo ma gran palla
di Marco Mengon, che orchestra la seconda fase in maniera perfetta. Grande palla d'esperienza di Marco Mengon, è riuscito a dare il giusto ritmo, l'ha cambiato improvvisamente, uno contro uno verso destra, ha portato via l'uomo di Michele Scattar che si è infilato come il burro dentro la difesa. Time out, ascoltiamo Trillini. Diretti, sì, ok, sì. E lo stesso Michele se ce la fa. Il tiro adesso, qua e quelli dietro con il mancino attacco. Allora, se lo spingo a Guzzi e basta. I secondi qua, il problema è qua, una cosa, il secondo che fa finta di uscire e torna sul pivot e io gli metto le braccia. Ok, c'è ancora 10 minuti. La seconda fase è ancora buonissima, meno frenetica, e non ci vergogniamo a fermarci in quarta fase, perché poi abbiamo un buon ritmo. Andiamo. Ok, Riccardo Trillini ne approfitta per sistemare la difesa, ha messo giusto le pedine i suoi giocatori in campo per serrare un pochettino sul pivot, ha detto di cominciare a ragionare se in quarta fase è necessario rallentare leggermente e non vergognarsi di questo, perché siamo capaci di attaccare anche in quarta fase. Ah sì, è stato simbolico e significativo, non vergogniamoci di giocare sulla loro difesa schierata, possiamo farlo anche perché effettivamente il ritmo che ha mostrato l'Italia poi nell'uno contro uno è stato positivo sia con Savini in precedenza, adesso anche con Mengon. Scopre Bazze per Cicovani. Italia che mantiene naturalmente questo schieramento difensivo che ha pagato in questi ultimi minuti. Scopre Bazze, il taglio, ci addormentiamo completamente, perdiamo la marcatura, arriva la rete del 21 pari. Scopre Bazze ha dato una palla bellissima a Cicovani, quasi un no look improvviso, e Cicovani è stato bravo a prenderla, a girarsi in niente a segnare. Scattar che sta cercando molto adesso il contatto con la difesa, ha capito di poter far male su quel lato di campo. Michele Scattar, Turković per Marco Mengon che fa girare il pallone, si muove centralmente Dejan Turković, ancora Michele Scattar, il dialogo a due, Scattar per Turković, dove ha messo quella palla, ancora una volta colpo da biliardo di Dejan Turković, l'ha messo nell'angolo di Dejan Turković, è eccezionale quando fa quel movimento senza far intuire sia ai difensori che al portiere dove tira, la chiude benissimo e quello è il suo palo. Con una facilità disarmante il centrale del Bolzano va a trasformare 22-21, Italia che dunque rimette la testa avanti. Scopre Bazze però, arriva troppo libero a colpire, si alza, vola in cielo e battezza Mate Volarevic. Forza esplosiva non indifferente di questo ragazzo, classe 2001, eccezionale, va su col suo mancino e ci fa male. Mengon resta ancora di che soffrire qui al Pala Tedeschi. Turković, Mengon, il suo palleggio, la palla per Scattar, la finta di Scattar che va a mettere sotto pressione la difesa avversaria. Mengon prova a girarsi, palla che finisce sul palo, comunque sotto fallo, 9 metri, aveva tagliato come doppio pivot Stefano Arcieri. Ripartiamo ancora dalla linea dei 9. Parisini, partita di grande sacrificio la sua, si è visto poco ma ha lavorato tantissimo nell'ombra. Il capitano azzurro prova a ricevere questo pallone, subisce fallo, 9 metri. Parisini fa il lavoro sporco come la maggior parte dei pivot, è lì in mezzo che lotta, sgomita, stasera è stato trovato poco dai compagni perché è super marcato da questa difesa georgiana, ma lui deve spaccarla e fare in modo che i terzini possano entrare con facilità, è il suo lavoro, il suo mestiere, lo sa fare benissimo. Milita nell'East, nella Lidl Star League, il massimo campionato francese, uno dei campionati più competitivi al mondo. Andrea si è ritagliato un ruolo da protagonista in Francia, è partito dalla terza lega, poi in seconda, quest'anno in prima. Va dentro Turković che viene spinto però questa volta al momento del tiro, ha allargato le braccia per
accennare ad una protesta da Jan Turković, qualcosa deve essere successo, perché è un giocatore solitamente estremamente silenzioso, in effetti è stato sbilanciato, almeno quella è stata sembrava la nostra impressione. Sembrava sotto fallo, sì, per fortuna siamo riusciti a recuperare in difesa senza subire, e adesso palla alla Georgia. Cicovani che però trova Parisini isolato e infatti lo supera con uno scavalcamento e va a trasformare 23-22. È già ripartita l'Italia con Parisini, parata eccezionale di Zinsazze, c'è il fallo però su Andrea Parisini, gran palla dentro di Mengon. Gran palla di Mengon, e siamo a due gran palle, prima su Michele Scattar, adesso su Andrea Parisini che la prende, riesce sotto fallo a tirare e a procurarsi un rigore. Dalla linea Dejan Turković. Cambio ancora del portiere da parte della Georgia su rigore. Rientra Terzazze. E naturalmente adesso si prende qualche secondo per spostare le attenzioni e la concentrazione di Dejan Turković. Però penso che Dejan abbia l'esperienza e la freddezza per non farsi influenzare da queste cose. E va a sfidarlo dalla linea dei 7 metri. 53 minuti. Turković. Alto. Mamma mia. Non prende lo specchio della porta. Succede credo una volta ogni 200. Brutto errore di Dejan. Non proprio stasera però. Non ci voleva in questo momento. Più uno Georgia. Ci poteva riportare attaccati a loro questo gol. Non demordiamo. 7 minuti. 6 minuti e mezzo. Siamo sempre lì comunque aggrappati con le unghie e coi denti a questa partita faticosissima per l'Italia. Sì, non siamo riusciti a sfruttare il pareggio e ad andare via. Non riusciamo ad anticipare in questo caso. Volarevic ci salva davvero con un miracolo e un po' di fortuna. Mengon per Turković, Arcieri che però non riesce a risalire con il movimento, ancora il tentativo di passaggio da parte di Marco Mengon, time out, lo chiede Riccardo Trillini che ha visto un po' di fretta e un po' di foga della sua squadra in un momento in cui non servono né fretta né foga, serve concentrazione e serve pazienza. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico azzurro. Cambi per Aria, Aria, cambi per Cecchi, tu vai primo difensore là a destra, ok? Adesso fino a che c'è Jack, ok, giochiamo Brasile anche con Jack che si mette uno e due là, bene, e facciamo due contro due, tu e lui, altrimenti non male, con lui qualsiasi cosa che hai del sinistro, che non la fa per provare delle seconde fasi, ok, 2 minuti e poi eventualmente rimetti, d'accordo? Ehi, resta in mezzo in secondo. Massimo vuole che non sia girato alto. Rientra Jack Savini. Grande calma da parte di Riccardo Trillini, che ha cercato in questo caso di mettere a posto l'attacco, contrariamente alla difesa di prima. Ha professato calma, ha cercato di ridare un senso e una chiarezza a questo possesso palla. Si riparte dalla linea tratteggiata dei 9 metri, capitano Andrea Parisini con il pallone in mano. C'è ancora il campo bagnato forse. E naturalmente la Georgia, se può prendersi qualcosa in più del tempo del time out per far respirare i suoi pochi uomini, lo fa appena può. E ha fatto una rotazione scarsissima, penso con 8-9 persone, non di più. Nove metri. Si ricomincia da Parisini. Mengon. È rientrato Savini, praticamente tre centrali in campo per l'Italia, contestualmente. Sì, tre centrali. Se fosse, potremmo dire che abbiamo in campo il sestetto piccolo. Mengon. Turković. Vada Sonnerer. Non c'è spazio. Savini come doppio pivot adesso. Mengon verso sinistra. Subisce fallo. Siamo sotto passivo, bisogna stare molto attenti. Turković. Sempre Savini va a tagliare. Turković, la palla dentro. Aia. Invasione di Parisini nel movimento. Era stata un'azione costruita bene, peccato. Era un'ottima palla, Andrea l'aveva presa, è passato dentro l'area
e gli arbitri non hanno perdonato. E intanto se n'è andato un altro minuto, stiamo entrando negli ultimi 5. Comincia a mancare poco e questo possesso palla georgiano è per noi importantissimo, non dobbiamo assolutamente subire gol. Scopre Bazze, si muove Cicovani centralmente. Scopre Bazze, il tiro di Cicovani, si allunga Volarevic che riesce a parare. Ottimo, ottimo, ottima difesa, ottimo intervento di Matteo Volarevic, che ci dà la possibilità di andare in attacco. Il tiro di Mengone, la palla resta lì, la raccoglie la Georgia però in ribattuta. È un po' di fretta forse di Marco Mengone in questo caso, potevamo gestirla leggermente meglio. Vediamo ancora la possibilità alla Georgia di andare in attacco a fare il meno, il più due. Non ha avuto paura di prenderselo, ha avuto però troppa fretta, probabilmente spaventato dalle chiusure laterali sia su Turković sia in, dall'altro parte, dall'altro lato su Savini, da parte della difesa della Georgia. Ma Mengon ha carattere per prendersi questi tiri, li ha sempre presi, è un leader nelle squadre dove gioca, anche nella nazionale giovanile. Forse bisognava aspettare leggermente di più, però come dici giustamente tu, si è visto chiuso le linee di passaggio e si è visto costretto a tirare, era troppo lanciato, forse non poteva più arrestare il suo movimento. 23-22, sempre Georgia avanti. Cicovani per scovere Bazze. Giro palla con Orion Ichizia a sinistra. Sempre Scoverbazza centralmente, Orion Ichizia. Perdiamo il pivot e arriva il gol da parte di Arsenasvili. Anzi, si trattava di Mikava che ha sostituito Arsenasvili. 24-22, 4 minuti da giocare. Hanno fatto un semplice cambio di posto con un ritmo lentissimo. Il pivot si è infilato dietro ed era liberissimo, ahimè. Rientra Skatar, è uscito Mengon. Savini. Turković. Prova a forzare Savini questo uno contro uno e andare a prendersi qualcosa di più di 9 metri, purtroppo non arriva. Turković per Skatar, il palleggio di Savini. La palla lasciata a Michele Skatar, poi si va da Turković, il tiro di Dejan Turković che toglie le castagne dal fuoco all'Italia, 24-23. Mamma mia Dejan, che certezza che ha questa sera, ha alzato il braccio solo per fare male alla Georgia, solo per fare male alla Georgia. Si è preso i suoi tiri, forse anche di più di quello che doveva, grandissimo Dejan Turković. Ha in mano il cartellino del time out, Riccardo Trillini ha un altro minuto di sospensione da spendere. Cicovani scopre Bazze, il tiro e che sfortuna, palla che colpisce il palo e poi la schiena di Volarevic e finisce in porta. Non siamo stati fortunati in questo momento, abbiamo subito questo gol. Savini, Parisini dentro, para Zinzazze e poi palla alla Georgia che corre via in contropiede, rete del 26-23. Sbagliamo un tiro, subiamo un gol, più tre. Time out di Trillini. E questo gol della Georgia ci butta giù all'inferno adesso. Time out Trillini. Stefano, sei tu che esci. Jack, tu allarghi il gioco. Blocco rovesciato dal Dan verso la porta, se c'è questo passaggio. Se no a Dejan, tu fatti vedere tra 3 e 4 dall'altra parte, ok? E giochiamo tutto per tutto, sì, però, ragazzi, veloce. Ma ascoltare, poi in difesa stai davanti 5-1 e ti sposti più sul mancino, va bene? Noi gli impedisci di tirare da questa, tu cambi in difesa per far entrare Bussani, ok? Andiamo ragazzi, vai! Che dire Matteo, in questo momento bisogna cercare di, dicevano, di velocizzare il gioco, per 2 minuti e mezzo dalla fine, 3 gol sono, non dico troppi, ma sono tanti in questo momento, bisogna essere bravi e anche un po' fortunati in questo momento.
Assolutamente sì, si è messo tutto maledettamente male per l'Italia. In un attimo. Con un tiro di Parisini parato, la palla che si è alzata a campanile ed è stata preda della Georgia, che poi è corsa via in contropiede andare a trasformare. Dobbiamo segnare prima di subito e invece perdiamo il pallone. Pensavo fosse piede. Porta vuota, pallone che finisce dentro. Gol di Cicovani. E a due minuti dalla fine della partita la Georgia si porta in vantaggio sul 27-23. L'Italia che sta crollando proprio nel momento più importante della partita. E adesso forziamo e... ahimè. Porta vuota, palla che è finita fuori. Ma poco importa in questo momento, 4 gol a 1 minuto e 40 dalla fine. E purtroppo i numeri dicono che i 4 punti della Romania prima in classifica e il solo punto dell'Italia diventano qualcosa di irraggiungibile a questo punto per quanto riguarda il primo posto, in caso naturalmente di sconfitta. L'Italia ha beccato anche un 2 minuti adesso per un cambio irregolare. Sì, questa sconfitta ovviamente se dovesse arrivare ci condanna a un punto. Domani sera sarà comunque una partita da onorare contro la Romania. C'è un po' d'amarezza. Indubbiamente sì. Andiamo avanti, dai. 1:35 alla fine. 4 gol, non sono più tanti, adesso sono troppi. Sono troppi, dispiace per come sono arrivati, perché un minuto fa avevamo la sensazione di essere a meno uno, di poter giocarcela fino alla fine, poi con due azioni, passami il termine, scellerate. Adesso segniamo di 24-27 a 1 minuto e 10 dalla fine. Torniamo sotto di 3. Naturalmente però la Georgia adesso, se prima giocava lentamente, adesso mette la retromarcia, praticamente ferma nella sua fase d'attacco, ma in questo momento lo farebbe chiunque. Eh sì, giocheranno fino al filo del passivo. Pallone largo e arriva la conclusione per il 28-24. Mancano 40 secondi, 35 in questo istante. Dunque l'Italia purtroppo deve arrendersi alla Georgia. Non è mai riuscita realmente in queste due partite giocate a decollare, purtroppo, la nazionale azzurra, che deve necessariamente a questo punto e forzatamente salutare i sogni di qualificazione, perché con un solo punto contro i 4 della Romania diventa impossibile, anche in caso di vittoria domani contro i rumeni, raggiungere il primato della classifica. C'è amarezza, Marcello. C'è amarezza, è un peccato, perché questa nazionale ha lavorato bene. L'ossatura secondo me è importante, fatta da un mix di giocatori esperti ma sempre più giovani, quindi è un processo di rinnovamento che può anche prevedere delle battute d'arresto tipo quelle che abbiamo visto in questi giorni. È un passo indietro rispetto al risultato visto, alle prestazioni fatte contro Russia e contro Ungheria nelle qualificazioni agli europei. Una magra consolazione, questo gruppo è più giovane di quello, questo è fuori di dubbio. E naturalmente questi ragazzi dovranno trarre comunque insegnamento da questo girone di qualificazione, da queste due prestazioni. Finisce con la vittoria, col punteggio di 28-25 da parte della Georgia, che batte dunque l'Italia e la condanna con una giornata d'anticipo all'eliminazione nel gruppo 3 di qualificazione a Egitto 2021. Una partita sempre stata in salita, l'Italia ha sempre sofferto tantissimo nel corso della sfida. Non siamo mai riusciti a entrare del tutto nella partita, mai riusciti soprattutto a giocare il ruolo che pensavamo fosse ritagliato e cucito su di noi, quello dei favoriti, almeno nei confronti di Georgia e Kosovo. Sì, non mi nascondo, sinceramente pensavamo di essere la seconda forza in campo, non è stato così. Non voglio creare alibi, l'influenza intestinale ci ha un po' penalizzato, ci ha penalizzato ieri con Domenico Ebner, che era il faro ieri in porta, come è stato oggi un degno sostituto Mate Volarvic, per l'amor di Dio, però sicuramente ieri ci ha penalizzato. Oggi abbiamo avuto Stabellini, Bulzamini e nei giorni scorsi altri due giocatori con l'influenza intestinale. Non è facile poi sempre stare
al 100% pronti, non deve essere un alibi. Pensavamo di essere messi meglio, dobbiamo voltare pagina e sicuramente lavorare a testa bassa e credere in questi ragazzi giovani. Resta sicuramente questa l'unica cosa da fare. 28-25 è il risultato finale. Marcello Festa è con il capitano azzurro Andrea Parisini. È difficile, no, commentare questa sconfitta, che è giunta probabilmente a coronamento di una prestazione molto contraddittoria, perché avete sempre inseguito, poi appena raggiunta la parità avete anche trovato il vantaggio, lì si aspetta la luce, mancano 10 minuti. Diciamo che nel primo tempo abbiamo iniziato male, non abbiamo giocato come sappiamo, uguale a ieri, non abbiamo esposto il nostro gioco, e oggi è la stessa cosa, e nel primo tempo gli ultimi 10 minuti sono ritornati nel punteggio proprio perché abbiamo iniziato a fare il nostro gioco. Secondo tempo, tutto fino a 10 minuti alla fine eravamo lì, siamo andati sopra di uno, e poi io per primo degli errori al tiro un po' ingenui, diciamo, e delle palle perse così, e questo è il risultato. Avete la sensazione di aver sprecato una grande opportunità tra la partita pareggiata contro il Kosovo e quella persa contro la Georgia? Assolutamente sì, non ci sono scuse, non siamo stati all'altezza di questo appuntamento. E perché? Non so perché, io per primo non sono stato all'altezza delle mie prestazioni, e sono sicuro che tutti noi abbiamo del rammarico per questa 3 giorni, che comunque non è finita, perché ci impegneremo al massimo domani contro la Romania, anche se non serve più per passare il turno, però non serve per l'orgoglio, no? Per il blasone, per la maglia, anche per ripagare tutte le attese che sono state in qualche modo anche riposte su questa squadra. Assolutamente sì, infatti non daremo assolutamente già persa la partita di domani, anzi daremo il massimo per vincere, per mostrare che questa non è la vera Italia, quella che ha giocato contro Georgia e Costa. Grazie ad Andrea Parisini. E dunque l'Italia che esce sconfitta dal confronto con la Georgia, 28-25 il risultato finale, un risultato che penalizza l'Italia, che di fatto la esclude dalla corsa per il primo posto domani contro la Romania. Nell'ultima partita di questo girone al Pala Tedeschi gli azzurri giocheranno soprattutto per l'orgoglio. Linea alla rete. Grazie Marcello. Sì, di fatto domani solo per l'orgoglio, solo per l'onore, e naturalmente per dimostrarci comunque per quanto possibile all'altezza della squadra che sta dominando questo girone. Tutte le partite devono essere giocate, devono essere onorate. Io credo, spero e ho la convinzione che i ragazzi domani entrino con un orgoglio, con una rabbia pazzesca, in modo che per cercare di fare la miglior prestazione possibile e cercare di riscattare quel mezzo passo falso di ieri e il passo falso di oggi. Dunque sì, la regia può mostrarci quella che è la classifica del girone, che purtroppo, come detto, condanna l'Italia. La Georgia conquista la sua prima vittoria, sale a 2 punti, Romania a quota 4, e naturalmente la Romania domani avrà la possibilità di contro, di chiudere definitivamente i giochi. Potrebbe bastare anche in realtà una vittoria del Kosovo contro la Georgia per rendere di fatto ininfluente ai fini della classifica la sfida tra Romania e Italia, che seguirà naturalmente, ricordo, l'appuntamento televisivo su Sky Sport Arena, canale 204 del Bouquet di Sky. È tutto dunque dal Pala Tedeschi di Benevento. Io in primis ringrazio te, Marcello Visconti, per essere stato con noi. Ricordo ancora il punteggio finale: Georgia batte Italia 28-25, Italia fuori dalla corsa alle qualificazioni ai campionati mondiali di Egitto 2021. L'augurio resta quello di sempre. Buona palla a mano a tutti, alla prossima.